svolta nell'indagine sulla scomparsa di Mia Cataleya Kiklo Alvarez, conosciuta come Cata, la giovane peruviana di 5 anni che è misteriosamente scomparsa dall'ex hotel Astor di Firenze lo scorso 10 giugno. La Procura di Firenze ha avviato un'inchiesta che coinvolge 5 persone, sospettate di essere coinvolte nella sparizione della bambina. La Procura ha disposto una serie di accertamenti tecnici irripetibili su di loro, mirati a rilevare la presenza di materiale biologico o genetico e all'estrapolazione di eventuali profili del DNA. La ricerca di tracce del DNA è stata estesa a borsoni, trolley e rubinetti all'interno dell'hotel Astor. Questi accertamenti sono finalizzati a comparare eventuali campioni di DNA rilevati con quello della piccola Cata, che è scomparsa nel nulla. L'indagine della Procura di Firenze è in corso da mesi ed è centrata sull'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, sebbene finora non sia stata avanzata alcuna richiesta di riscatto. I 5 indagati sono tutti ex occupanti abusivi dell'hotel Astor, una struttura che era rimasta chiusa per anni. 3 di loro sono stati visti da telecamere di sicurezza il 10 giugno, quando hanno lasciato la struttura con borse e trolley di dimensioni tali da poter nascondere la bambina. Secondo quanto sottolineato dalla procura, queste stesse borse e valigie sono state riutilizzate dagli indagati il 17 giugno, durante lo sgombero dell'edificio. Gli altri 2 indagati occupavano stanze diverse all'interno dell'hotel, e nei rubinetti dei bagni delle loro stanze sono state trovate tracce di una sostanza sospettata di essere ematica. Questo ritrovamento è avvenuto l'11 giugno, un giorno dopo la scomparsa di Cata, durante una perquisizione effettuata poco dopo il sequestro della bambina. Nei prossimi giorni, i carabinieri condurranno ulteriori scavi nell'ex hotel Astor, nella speranza di trovare ulteriori tracce o indizi che possano aiutare a risolvere questo mistero.